Ah, se non fosse per queste luci della Madonna, nel vero senso della parola, che a parte fanno scena, sono fighe, però c'ho una fronte, regà, che sembra che mi hanno, ecco, appunto sopra. Però, vabbè. Comunque è una location diversa dal solito, è molto interessante e quindi niente, era per dirvelo. Ora possiamo anche partire col video. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale, mi piace davvero tanto tutto ciò è bello perché sembra che ho montato io tutto, sembra un green screen. No, non è un green screen ma nella vita. Comunque allora, torniamo serio, cominciamo ad esserlo, perché come avete letto dal titolo, oggi si parla di sorteggio. No, che cosa sto dicendo? Si parla di classifica, esatto, si parla di pronostici, perché a giorni, tra una quindicina di giorni, oggi che esce il video è 7 agosto, quindi esattamente tra 13 giorni comincia il campionato, il 20 agosto, e la nostra in parte Roma partirà da Bergamo contro l'Atalanta, anche se questo è fine a se stesso, cioè non ce ne fregava niente. E altra cosa importantissima, l'avrei dovuto dire in realtà all'inizio video, l'ho detto dopo mezz'ora che sto parlando, è un video che non esce solo sul mio canale, anzi ringrazio Sequolf per avermi proposto quest'idea come era già stato in passato. Detto questo, signori, io comincerei anche a parlare di questa classifica, di questa potenziale classifica, però direi di farlo dandoci un tono, perché per quanto bella possa essere questa magliettina, famo così, aspettate. Eccoci qua, direi che siamo un pochino più eleganti, più in tono per parlare di un argomento, signori, molto importante, appunto, la nuova Serie A. Come sarà la classifica finale secondo voi? E prima chiaramente di iniziare a parlare della mia classifica personale, personalizzata, vi ricordo intanto di ripassare sempre dagli altri canali che non è che la classifica che mia è quella di Sequolf, né quella di qualcun altro, quindi passateci nel dubbio. E chiaramente qui sotto nei commenti vi invito anche a scrivermi la vostra classifica personalizzata per capire un po' cosa ne pensate voi. Detto questo, partiamo! Parto dal basso, quindi sarà una classifica a scalare dal 20° al primo posto e all'ultimo posto metto la Spal. La Spal perché? Allora, non me ne vogliono i tifosi spalliani? Come... non lo so. Comunque, fatto sta che la Spal perché? Perché comunque è una squadra che, per carità, ha avuto anche una buona tradizione in Serie A, eh. Mi sono documentato, soltanto che penso, come molti di voi, che sia la squadra più inesperta, in quanto sono proprio tanti anni che non gioca nella massima serie del campionato italiano e di conseguenza è anche normale che poi, cioè, tra le 20 squadre, quella meno preparata è chiaramente quella che poi arriva ultima e secondo il mio punto di vista si tratta proprio della Spal, anche se poi potrebbero esserci delle sorprese. Infatti l'altra sorpresa la troveremo poi sopra al 18° posto, non al 19°, perché al 19° ho messo il Crotone e voi direte ma come il Crotone? Dopo la salvezza dell'anno scorso? Sì, perché è vero che il Crotone l'anno scorso ha preso confidenza col campionato di Serie A e ha fatto un grandissimo girone di ritorno, motivo per il quale poi si può anche pensare che quest'anno ingrani da subito la marcia per un pochino di esperienza che magari era venuta a mancare nei primi 6 mesi della passata stagione e che di conseguenza possa fare anche un campionato non decente ma anche importante, oddio, importante no, diciamo decente. Però è anche vero che dall'altro lato della medaglia abbiamo sempre un Crotone che si è rinforzato zero, a differenza di molte altre squadre, e quindi non è detto che possa fare un gran campionato. Per questo, stesso discorso della Spal, metto qui il Crotone perché ci sono squadre che meritano di più. Quella che invece è la vera e propria sorpresa di questo terzetto fanalino di coda è, ragazzi, molti non saranno d'accordo con me, il Sassuolo. E voi direte come il Sassuolo? Come ti è venuto in mente che possa essere il Sassuolo? Perché il Sassuolo ha perso quello che aveva negli anni precedenti. Quello che aveva negli anni precedenti erano giocatori molto interessanti, ma un grande allenatore che sarà, e lo vedremo dopo quando si parlerà di Roma, un'incognita. Quindi penso che perso Di Francesco, perso un Pellegrini della situazione o altri giocatori che possono essere in partenza, è chiaro che si deve ricominciare da zero e non sempre ti va bene. 17° posto, Benevento. Sono fiducioso perché il Benevento è una squadra che intanto ha fatto un grandissimo colpo, come sapete, per la doppia promozione. È passato in 2 anni dalla C all'A, cosa che peraltro aveva fatto anche il Sassuolo quando era stato promosso in Serie A nella stagione 2013-2014. Ed è un Benevento che mi convince per la salvezza proprio per la fame che ha di squadra. E quindi sono sicuro che possa arrivare, poi per carità, magari alla fine della fiera il Benevento sarà al posto del Sassuolo e quindi 18° anziché 17°,
Non si sa mai, chiaramente devo fare una scelta e ho scelto di premiare i giallorossi, del sud, insomma. Dato che ci siamo soffermati molto sulla zona retrocessione, adesso partiamo un po' con le classiche squadre che non hanno mai nulla da chiedere al campionato, che partono per salvarsi, però si salvano a ottobre e quindi non ha più senso la loro esistenza. Motivo per il quale poi, secondo me, per rendere tutto un po' più vivo, e intrattenitivo anche, e motivazionale, niente, adesso partiamo con i sinonimi, non mi fermo più. Si dovrebbe abbassare il numero di squadre a 18, a 16 mi sembra esagerato, ma a 18, come pensano molti, penso sia la scelta migliore. Fatto sta che al 16° posto per me si piazzerà il Chievo, al 15° l'Udinese, al 14° il Cagliari, al 13° il Genoa e al 12° il Bologna. Quindi queste sono le squadre, queste 6 posizioni, poi che cazzo sto... La matematica, ragazzi, purtroppo non è... mia, non è proprio mia, sono scarsissimo. Il senso è che magari poi a fine campionato il Chievo è 12°, il Bologna è 15°, l'Udinese è 14°, saranno lì perché comunque di quello si parla. Mi viene difficile pensare ad una classifica diversa. L'ultima squadra nella cosiddetta parte destra della classifica per me sarà la Sampdoria. La Samp perché di base è una squadra strana, soprattutto discontinua nell'arco della stagione. Magari può partire benissimo le prime 10 partite, poi ne stecca 20, poi ne fa 5 buone, 5 male, 5 buone. Insomma, fa sempre campionati di questo genere. Ho deciso di metterla all'11° posto semplicemente perché poi, come vi dicevo prima, quelli sopra meritano, secondo me, per come la vedo io, insomma, di stare sopra. Al 10° posto, esattamente a metà classifica, l'Atalanta. E molti non saranno d'accordo con me, perché chiaramente dopo un campionato come lo scorso, e quindi un quarto posto, ci si aspetta tanto dall'Atalanta. Però poi fai un attimino 2 più 2, accendi il cervello, capisci che l'Atalanta, ha venduto diversi giocatori, tra cui Kessié, tra cui non ci dimentichiamo Gagliardini, che è vecchio, ok, 6 mesi li hanno fatti senza Gagliardini, ma nei primi 6 mesi hanno avuto anche lui, quindi è stato un punto importante per il centrocampo. Hanno venduto Ponti, resta praticamente soltanto Gomez, oltre che Petagna lì davanti, ma si parla soltanto del Papu Gomez. Ma il discorso è abbastanza logico, il calcio si gioca in 11 e quindi se gli altri 10 non sono all'altezza, il Papu può fa poco, Al 9° posto un'altra squadra che ha lasciato un po' discutere effettivamente anche nella passata stagione e che proprio per non lasciare nulla al caso quest'estate si è venduta pure, non lo so, il campo d'allenamento, ovvero la Fiorentina. La Fiorentina che incredibilmente ha venduto un sacco di giocatori. A proposito, ditemi qui sotto nei commenti tra le tante cose se volete un video sulla Fiorentina, sul mercato della Fiorentina, perché non si spiega, cioè oddio, qualche spiegazione logica si può anche dare. Diciamo che della Valle, cioè molti sono stati pensieri che hanno accomunato me con altre persone. Uno potrebbe essere quello che della Valle voglia vendere la Fiorentina, ma non riuscendo a farlo, dice a sto punto vendo i top player e ci rientro economicamente. L'altro è che lui possa pensare, se ho fatto un campionato mediocre con top player, poi top player per modo di dire, nel senso con buoni giocatori, con i giocatori che c'erano prima, che comunque erano superiori a quelli che ci sono ora, e ho fatto appunto un campionato mediocre, tanto vale venderli e fare un campionato mediocre lo stesso, risparmiando soldi. E se l'anno scorso la sorpresa vera e propria del campionato italiano è stata l'Atalanta, quest'anno, signore e signori, anche con la voce che se n'è andata per un millisecondo, secondo me sarà l'Hellas Verona. Ottavo posto in classifica, effettivamente potrebbe essere un po' esagerato, però penso che non sia impossibile, perché a parte la situazione Cassano, a parte il probabile rientro di Iturbe, ci sono comunque dei giocatori interessanti nell'Hellas, che è una squadra che non ha mai sfigurato in Serie A. Cioè il Verona, quando vedete che va male in Serie A, che fa fatica, è l'anno della retrocessione. Ripeto, magari sarà eccessivo l'ottavo posto, però me la voglio giocare questa. Quasi quasi vado anche alla SNAI. Al 7° posto il Torino, perché? Perché fondamentalmente non ha ceduto quasi nessuno, o se ha ceduto poco e niente, insomma. Ha tenuto il bomber da 100 milioni, secondo Caio, ovvero Belotti, e ha preso anche dei giocatori interessanti per il futuro e anche per il presente. Quindi il Torino merita, a mio parere, più di Sampdoria, Atalanta, Fiorentina e Verona, soprattutto, di essere al 7° posto. Il discorso poi è quello, no? Ma comunque andiamo oltre. Al 6° posto la Lazio. La Lazio che non si è particolarmente rinforzata e anzi ha ceduto. Quindi non lo so, non mi convince molto, non perché io sia romanista in generale, sapete che questi video parlo sempre in maniera abbastanza obiettiva, anzi, non sbaglio, lo scorso anno ci ho preso anche sulla posizione della Lazio, avevo detto quinto posto più o meno, e poi appunto è arrivata quinta.
Non so, ragazzi, fatemi sapere. Secondo me questo sarà il piazzamento dei biancocelesti. E dato che queste due squadre sono anche gemellate, dopo la Lazio non può che esserci l'Inter. E qui molti scateneranno la guerra nei commenti, io lo so. Però perché l'Inter l'ho messa al quinto posto? Intanto perché secondo me le prime quattro meritano di più. Chiaramente si parla poi, ve lo dico in ordine sparso, si parla di Milan, si parla di Juve, si parla di Napoli, si parla di Roma, perché sono quelle quattro che sono rimaste, no? Che secondo me hanno un passo in più rispetto all'Inter. Perché? Perché l'Inter ha Spalletti e basta. Cioè, va bene, è arrivato Vesino e quindi Borja Valero, buon giocatore. Ma quindi? Cioè, comunque si parla della stessa squadra dell'anno scorso per il resto. Non che fosse, dal punto di vista di singoli, male. Però non mi convince. L'ho messa al quinto posto, essendo anche parecchio ottimista, pensavo di metterla più giù, in realtà. Però poi ho pensato che Spalletti è un grande allenatore, che può fare anche lui i suoi errori, non è lo special one, però comunque è un buon allenatore. E la Champions, bene o male, la c'entra sempre. Quindi per il primo anno all'Inter ho pensato, magari non c'entrerà la Champions perché ci sono squadre più strutturate, però comunque il quinto posto è fattibile. E allora ragazzi, stiamo entrando in zona caldissima perché siamo in zona Champions, nel vero senso della parola. Come sapete, quest'anno le prime quattro andranno dirette in Champions League senza neanche fare i preliminari, non sto scherzando, è vero. E quindi al quarto posto il Milan, e qui molti rossoneri sono d'accordo con me. Ci avevo fatto anche un video che vi lascio nelle schede sul Milan, che si è rinforzato tantissimo, che secondo me farà un gran campionato, però bisogna aspettare e non mettere pressione, perché chiaramente, come ha detto recentemente Puyol, i trofei non si comprano, quindi puoi fare il mercato che vuoi, però poi devi assestare la squadra e far bene. Il quarto posto secondo me è fattibile, dentro in Champions anche, non più di così, perché quelle tre davanti, che poi sono le stesse tre dell'anno scorso, hanno una marcia in più. E al terzo posto, qui la gente resterà sorpresa perché, ma tu non eri romanista? La Roma al terzo posto secondo me, per il discorso che vi ho fatto prima. Perché la Roma ha fatto un buon mercato, attenzione, un mercato intelligente. L'unica nota negativa è la cessione di Salah. Perché? Perché ad oggi Mahrez non è ancora arrivato. Ad oggi non è arrivato un sostituto di Salah, se non Gengis Khan, come lo chiama il mio amico voce degli SR Music, ovvero Cengiz Under, o Unda, dipende dalla pronuncia, o Yunda per gli amici. Però comunque, insomma, a parte lui, che secondo me diventerà un grandissimo top del calcio mondiale, ve lo dico perché comunque è un, lo vedi il fuoriclasse, sperando che non si perda come molti, non può essere, non può arrivare a Roma e pretendere di fare il titolare, anche perché lui stesso l'ha detto in conferenza stampa di presentazione, ha detto: io sono venuto per fare il vice Salah, non per fare Salah. Salah è andato via, adesso lui farà il vice del vice di Salah, cioè del giocatore che prenderemo al posto di Salah, che sarà Mahrez, che sarà Suso, non penso, perché il Milan non ce lo darà mai. Penso a un Morra, che però, se non sbaglio, è praticamente dell'Inter. Quindi io spero che alla fine arrivi Mahrez, ragazzi, perché comunque anche dal punto di vista del giocatore, del nome, tu dai via Salah, prendilo un grande nome, anche che magari poi ti stecca la stagione, va preso, bisogna rischiare, insomma, bisogna rischiare, perché se vuoi vincere devi anche accettare il rischio. E poi di rischio si parla, secondo me Mahrez è un giocatore indescrivibile, cioè un giocatore fantastico, e non c'è, è inutile che siamo qui a parlare. Però questo è il mio punto di vista. Capisco anche che c'è gente, come può esserci anche nella società della Roma, che fa un pochino di ha un pochino di incertezza. Però poi non giustifico il monci della situazione quando per quei 5 milioni mi fa storie, perché diciamoci la verità, se Monci pagasse 5 milioni in più in Leicester, Mahrez sarebbe già della Roma, anche perché lui vuole venire, lo ha già dichiarato. E allora, caro Monci, io ti voglio tanto bene, no? Ti apprezzo in tutta la tua calvizia, però devo farti una domanda. Col mercato di questi tempi, tu comunque hai venduto Salah a 45 milioni più bonus di 5 facilmente raggiungibili, quindi si parla di 5 milioni. Siamo in un mercato in cui è successo di tutto, in cui molte squadre sono rinforzate. A pochi giorni c'è stata anche la notizia di Neymar dal Barcellona al Paris Saint Germain. E allora io, con tutta la calma del mondo, ti chiedo: ma come cazzo si fa a fare storie per 5 milioni quando si parla di Mahrez, quando veramente la Roma nella sua storia ha preso giocatori i turbe su tutti, che io ancora mi sto a chiedere come mai? Ma fatta tutta questa enorme premessa, lo sapevo che sulla Roma poi cominciavo a parlare, ne fermavo più. L'unica incognita, come dicevo prima, è di Francesco, perché dal punto di vista del mercato, che secondo me è ancora incompleto, ci siamo, perché è incompleto ma ci siamo.
E se poi in panchina scopre di avere un Guardiola, un Mourinho, ben venga, un Conte anche, voglio dire. Se scopre di avere il classico allenatore che poi stecca il passaggio dalla squadra di medio-bassa classifica alla big, sono uccelli senza zucchero, quindi stiamo attenti e speriamo bene. Prime due posizioni, vi sorprenderò al secondo posto la Juventus. La Juventus, e non è un sogno come l'anno scorso, perché misi la Roma al primo come sogno, ma lo dichiarai, poi c'è gente che ha avuto il coraggio di dirmi: vedi che non ci credo, grazie al cazzo, cioè, l'ho detto che era impossibile, però vabbè, la gente ascolta quello che vuole. Io specifico questa cosa: secondo me la Juve quest'anno non vince il campionato. La squadra che vincerà il campionato quest'anno sarà il Napoli, e qui lo dico e qui lo sottoscrivo, perché il Napoli. Molti mi verranno a dire: non ha preso nessuno, è quella la forza del Napoli. Il giocare insieme da anni, giocare a memoria. Non so se voi avete seguito il precampionato dei partenopei. Neanche la PlayStation si riescono a fare certe cose. Cioè, poi per carità, anche loro da buon Napoli steccheranno la gara in casa col Chievo, andranno a pareggiare a Benevento, perché così è. Il Napoli, ma anche la Roma, non solo la Juventus con le piccole non stecca mai, e purtroppo ormai il Napoli sì, infatti questo è stato il problema degli ultimi anni. Però se il Napoli aggiustasse quella piccola particolarità, insomma, quel piccolo dettaglio chiamato continuità, allora sì, che può ambire allo scudetto. Io sono convinto che questo possa essere l'anno giusto, lo dico contro i miei interessi da tifoso romanista, però penso che quest'anno, in parte lo spero, perché la Juve, cioè, basta, no? Sei scudetti, basta, ne avanzano, ce l'hanno per... no? Beh, ok. Detto questo, signori, fatemi sapere, insomma, con un like se siete d'accordo con me, con un commento se non siete d'accordo con me, e di conseguenza scrivetemi la vostra classifica qui sotto. Vi ricordo che in descrizione trovate il canale di Sequel e degli altri ragazzi che hanno portato questo video, insomma, quindi andate a vedere anche la loro, ogni tanto divento cinese, perché purtroppo quei cinesi sono ovunque, anche lì sotto il divano c'è un cinese, va bene. E quindi, se non lo siete già, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo con i prossimi video. Ne uscirà uno tra 2 giorni, ovvero mercoledì. Vi dico che ve lo dovete vedere, ragazzi, perché in questi giorni, ma in questi mesi, con un'enfasi peraltro non indifferente, la domanda che mi è arrivata con più frequenza è stata: Fede, ma la carriera con la Lazio? Bene, detto questo, bella, raga, alla prossima! I know you better.